Ciao, stasera siamo in Vineria Varese e solo per te, questa sera ti presento il proprietario della vineria. È qua con noi. Lele. Ciao. Lele, raccontami perché siamo qua stasera? Allora, stasera siamo qua perché a volte in vineria stappiamo alcune bottiglie particolari che dobbiamo valutare se mettere nella nostra carta vini. E quindi cosa abbiamo stasera? Allora, Illustraci. questa sera vi facciamo provare una bottiglia un po' particolare, Timorasso, vitigno riscoperto non da molto, fatto da un produttore, mi sono impappinato, Niente. fatto da un produttore a conduzione biologica che coltiva solo 3 ettari di vigna. Interessante, quindi è un prodotto abbastanza di nicchia. Sicuramente, azienda agricola Sasso Braglia, siamo in Val Borbera, E dove si trova? siamo tra il Piemonte e la Liguria, sotto i colli Tortonesi, al limite della Liguria, quasi fuori dalla zona tipica. Qua però il Timorasso viene in maniera spettacolare. Sì, allora dai, cosa aspettiamo? Andiamo ad aprirlo e degustiamolo. Procediamo alla degustazione, Lele. Sì. Aspetto visivo, cosa ne pensi? Allora, paglierino scarico con dei riflessi dorati molto luminosi. Sì, concordo con te. Naso? Tazzine del bancone. Bello la diretta, ci stava. Dai, partiamo dal naso. A naso cosa senti? Porca miseria, c'ha una sapidità incredibile. Allora, sì, secondo me emerge immediatamente la parte sapida del vino e anche una piccola nota dolce che penso mi regalerà qualche nota un po' più grassa in bocca. Proviamo a portarlo in bocca e vediamo che tipo di sensazioni dà se ci ritroviamo. Dai, Teo, vieni qua te, va. No, io ce la faccio. Smettila di buttare le tazzine giù del balcone. Beh, io personalmente ci ritrovo esattamente la parte sapida, ho la bocca che continua a salivare in modo davvero incredibile, esattamente come a naso, era ciò che mi aspettavo. Tu che ne dici? Allora, la prima impressione, trovo un vino molto ancora un po' stretto, con una parte tannica che è abbastanza evidente, sul primo sorso. Grande mineralità. Sì, davvero molto molto presente. Secondo te è un abbinamento ideale per esaltare questo vino? Tu che comunque in cucina sei esperto. Allora, il secondo assaggio mi dà delle note più rotonde e anche una parte erbacea. Grande, grande, grande sapidità, quindi un vino che secondo me ha bisogno di un piatto abbastanza importante per bilanciare queste note così intense. Tipo cosa proporresti? Ma io mi voglio lanciare in un tagliolino al tartufo e lumache. Ah, bell'azzardo. Io avevo pensato più a un acacio e pepe, sinceramente per la grassezza del pecorino, che comunque con questo vino va a bilanciare davvero molto bene perché è bello. Sono d'accordo perché il pecorino mantecato nell'acacio e pepe ha comunque una intensità molto forte con il piatto. Bello, bello. Fa piacere. Ultimo brindisi, Lele. Ciao.
Mi raccomando, ricordati di bere senza perdere la dignità.